questo momento, se dovesse servire in questo caso una clausola di invarianza finanziaria finale del provvedimento di legge, magari inserendo un articolo 6, piuttosto che una mera clausola di invarianza finanziaria a un articolo 1, quando in realtà successivamente ci sono successivi articoli. Perché ovviamente noi non Grazie. l'abbiamo mai vista nella redazione legislativa una clausola di invarianza finanziaria al primo articolo invece che come articolo finale. E quindi vorrei avere una sua opinione in merito. Allora, io le do l'opinione della Presidenza, non la mia personale. Ovviamente la Commissione bilancio si è espressa sul testo, ha formulato tre condizioni e le tre condizioni peraltro sono state recepite durante l'esame del provvedimento. Quindi da questo punto di vista non ci sono questioni relative alla copertura finanziaria. Pongo se non vi sono dichiarazioni di voto sull'articolo 5. Prego. Quindi lei mi sta dicendo che è normale mettere la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 1 piuttosto che come ultimo articolo della proposta di legge? Questa è semplicemente questa la Onorevole questione. Però Colletti, se la mi dice che è presi... normale, per carità, non, non è... alziamo le mani. Onorevole Colletti, non è questione di normalità, è che la Presidenza prende atto di quanto espresso, del parere espresso dalla Commissione bilancio e sul testo e sugli emendamenti presentati e delle condizioni della Commissione bilancio che sono state recepite dall'Assemblea. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione è aperta. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se non vi sono richieste di interventi per l'illustrazione, passiamo ai pareri. Chiedo al Governo di esprimere i pareri. Chi li dà? Ministro? Sottosegretario? Ministro, perfetto. Li chiamo. Uno, Fontana Gregorio Non ci sono Fontana. mai mandati qui. Va bene, allora il primo ordine del giorno accolto. Favorevole. Due Favorevole. Baldassarre. Invito al ritiro. O parere contrario. Ho Chiarelli, parere 3. contrario. Contrario. 4 D'Ambrosio. Favorevole. Favorevole. 5 Matarrese.